Anche Newton aveva capito che non aveva senso dal punto di vista logico immaginare la forza di gravità tra due masse come una forza a distanza, cioè una forza che avviene attraverso il vuoto senza reciproco contatto. Per Newton tutte le forze dovevano avvenire tramite contatto. Apparentemente però la forza di gravità, come anche la forza elettrica, sono forze a distanza che agiscono senza contatto. Ma Newton rifiutava questa interpretazione. Ed era convinto che un qualche meccanismo di contatto ci dovesse essere, però lui non era riuscito a scoprire, quale fosse questo meccanismo. Oggi noi sappiamo che questo meccanismo è il campo di gravità. Quindi l'interazione fra due masse non è più un'interazione a distanza come in questa figura, ma è un'interazione di contatto. Infatti il contatto avviene non direttamente tra le masse, che sono distanti, ma tra una massa, per esempio la massa m piccola, e il campo di gravità dell'altra massa. Il campo di gravità è il mediatore della forza gravitazionale, cioè è praticamente il meccanismo di contatto. Infatti, la massa m piccola, non interagisce direttamente a distanza con la massa m grande, ma interagisce localmente. In questo punto dove si trova lei, interagisce con il campo di gravità locale in quel punto generato dalla massa, sorgente m grande. Dunque l'interazione gravitazionale non è più una interazione che avviene attraverso una distanza, quindi senza contatto, ma è un'interazione di contatto che avviene localmente in questo punto, è un'interazione tra questa massa e il campo di gravità in quel punto generato dall'altra massa. In altre parole, se noi chiediamo a questa massa m piccola chi la sta tirando verso l'altra massa, lei non dovrebbe rispondere mi attira all'altra massa, dovrebbe rispondere mi sta tirando il campo di gravità che io avverto qui su di me. Un campo di gravità locale generato dalla massa m grande. Infatti qualunque massa genera intorno a sé, in tutto lo spazio circostante, un campo di gravità. Ed è questo campo di gravità che poi va ad agire localmente sulle varie masse sparse nello spazio per attrarle. Newton aveva capito che ci doveva essere sicuramente un meccanismo di contatto che rendeva appunto la forza una forza, un'interazione locale, ma non aveva capito bene quale fosse questo meccanismo, quindi non aveva capito bene il campo gravitazionale e perciò non fu in grado di spiegare bene come avvenisse questa interazione locale. In questo bel file, si può vedere la concezione di Newton, che aveva Newton, riguardo alle forze di gravità e alle forze a distanza. In particolare, in una lettera a Bentley, Newton scrive: "È inconcepibile che la materia bruta e inanimata possa, senza la mediazione di qualcos'altro che non sia materiale, operare sul resto della materia e influenzarlo senza mutuo contatto." Quindi in pratica, dice Newton, è inconcepibile una forza a distanza senza contatto. E continua Newton, che la gravità sia innata, inerente ed essenziale alla materia, così che un corpo possa agire su un altro attraverso il vuoto a una certa distanza, senza la mediazione di qualcos'altro, mediante cui l'azione e la forza di quei corpi possano essere trasmesse dall'uno all'altro, per me è un'assurdità così grande che credo che nessuna persona che abbia qualche facoltà razionale di pensiero in questioni filosofiche, cioè in fisica, possa mai cadervi. Cioè, dice Newton, che un corpo possa agire su un altro attraverso il vuoto e a una certa distanza, senza la mediazione di qualcos'altro che trasporta la forza e che rende questa forza praticamente una forza locale, ecco, questa cosa per me è un'assurdità così grande che nessuno che abbia un po' di logica potrà mai crederla vera. E poi aggiunge, ma che questo agente, cioè questo meccanismo di contatto, sia materiale oppure immateriale, è questione che ho lasciato alla considerazione dei miei lettori, cioè non è stato in grado di capire qual è questo meccanismo di contatto che rende la forza, invece che a distanza, la rende locale, un'interazione locale. E siccome Newton non è stato in grado appunto di capire come funziona questo meccanismo di contatto, lui disse la famosa frase, ipotesi esse non fingo, cioè non faccio ipotesi, vuol dire non sono in grado di ipotizzare come possa funzionare questo meccanismo di contatto, non vuol dire non servono ipotesi, cioè non bisogna pensare la forza di gravità come una forza di contatto, vuol dire il contrario, vuol dire sicuramente la forza di gravità è una forza di contatto, ma io non ho capito qual è il meccanismo che rende questa forza invece che a distanza una forza di contatto, quindi non sono in grado di fare ipotesi. Per capire il campo di gravità come meccanismo di contatto possiamo fare un esempio un po' stupido forse, l'esempio dei due mafiosi, che
che abitano in due città diverse. Il mafioso A e il mafioso B abitano per esempio in due città distanti 100 km e per il controllo del territorio il mafioso A vuole uccidere il mafioso B. È chiaro che non può ucciderlo a distanza, dovrà mandarci un sicario. Il sicario è il campo di gravità, quindi il mafioso A manda il sicario, quando il sicario arriva nella città di B, cioè nel posto in cui vive B, lo uccide. Perciò l'interazione, diciamo l'uccisione, non è avvenuta a distanza, è avvenuta localmente. E infatti, se voi chiedete a B, dopo che è morto, chi è che l'ha ucciso? B, se è rigoroso dal punto di vista logico, non dirà mi ha ucciso A, perché A è solo il mandante, il vero assassino è il sicario, dirà mi ha ucciso il sicario mandato da A. Allo stesso modo, se A e B sono due masse, la massa B non dirà mi ha attratto gravitazionalmente la massa A, ma invece dirà mi attrae gravitazionalmente il campo di gravità che la massa A ha esercitato su di me nel posto in cui sto io. Quindi, come l'uccisione del sicario, del mafioso B ad opera del sicario è un'interazione locale che avviene tutta in posizione B, allo stesso modo l'interazione tra la massa B e il campo di gravità di A è un'interazione locale che avviene tutta nel punto B. Non è più un'interazione a distanza, ma un'interazione locale. Non solo, è anche un'interazione ritardata. Perché il campo di gravità di A per giungere in B, diciamo che ci mette un certo tempo. Vediamo meglio con l'esempio della Terra. Questa è la Terra che ruota intorno al Sole, la distanza è circa 8 minuti luce. Vuol dire che la luce del Sole per giungere sulla Terra ci mette circa 8 minuti. Allora immaginiamo che improvvisamente il Sole sparisca. Allora potremmo credere che la Terra istantaneamente, in quel momento, non sente più la forza di gravità del Sole, ma non è così. Perché per altri 8 minuti dopo la scomparsa del Sole, il campo di gravità del Sole sulla Terra continua ad esistere e la Terra si accorge della sparizione del Sole soltanto 8 minuti dopo. Questo perché l'informazione che il Sole è sparito non giunge istantaneamente sulla Terra, ma viaggiando anche lei alla velocità della luce ci mette 8 minuti. Quindi per altri 8 minuti la Terra continua a ruotare, attirata dalla forza di gravità del Sole, anche se il Sole non c'è più. Perciò, se la forza di gravità fosse una vera azione a distanza e anche istantanea, la Terra dovrebbe accorgersi subito che il Sole è sparito. E invece non è un'interazione a distanza, è un'interazione locale e per altri 8 minuti il campo di gravità del Sole continua a esistere, anche se il Sole non c'è più. E questo vuol dire che l'interazione è locale e anche ritardata, perché l'informazione ci mette un certo tempo per raggiungere, per viaggiare dal Sole alla Terra. La stessa cosa valeva per il sicario o per il mafioso A che uccide il mafioso B, perché non è che lo uccide istantaneamente, il sicario deve viaggiare, ci mette un certo tempo e quindi l'interazione viene portata fino a B dopo un po' di tempo, non è un'interazione immediata. È un'interazione ritardata.